gettare le basi nel proprio territorio di origine per promuovere l'identità artigianale del fermano in tutto il mondo. Questo è il senso della nascita del consorzio ARF Artigiani Riuniti Fermano, presieduto da Gianfranco Campanari. Il progetto che è stato creato è già stato condiviso da molti artigiani della zona. Questa è un'occasione che non possiamo perdere. Dobbiamo stare tutti insieme, dobbiamo creare una rete d'impresa, un consorzio, e è nato anche per questo il consorzio ARF. Nato dall'unione di 6 soci fondatori, il consorzio ha avuto fin da subito il sostegno della provincia di Fermo ed ha richiamato l'attenzione di molti altri artigiani locali che all'individualismo e al rischio di isolamento preferirebbero la condivisione e l'unione delle forze. Abbiamo tante richieste, dobbiamo valutarle. Saranno i 6 soci fondatori che dovranno valutarne le caratteristiche per mettere a disposizione dei consumatori un prodotto di altissima qualità, fatto nel territorio. Il Made in Fermano, non solo Made in Italy, è un valore aggiunto che noi mettiamo. Dopo l'apertura al centro commerciale Il Castagno di Casette d'Ete del primo outlet dell'ARF, con calzature da uomo, donna e bambino, accessori, borse e cinture, il consorzio sta ora lavorando su nuovi e particolari progetti. Il prossimo outlet che noi cercheremo di aprire non sarà solo di calzature e lo vogliamo proprio estendere a un'altra tipologia. Ho contattato diversi sindaci proprio per mettere a disposizione il nostro marchio ARF per consorziare altre cose, tipo l'enogastronomia, che siamo una cosa che ci abbiamo nelle Marche, che è una cosa fondamentale, olio, vino, addirittura il pane e la pasta.